Concittadine e concittadini carissimi, qualche informazione, qualche notizia. Proprio nelle ore in cui in Sicilia si discute di zona rossa sì, zona rossa no, parliamo di Covid ovviamente, si paventa, non abbiamo ancora notizie certe per i prossimi giorni, ma noi abbiamo il dovere di fornire i dati della nostra Caltagirone, che sono purtroppo in leggero aumento rispetto al consolidato di alcune settimane che sono trascorse, senza peraltro la necessità di dover sentirci. Sono in leggero rialzo, temo che sia l'effetto ovviamente posticipato dopo l'incubazione, dopo gli esami conseguenziali, di qualche allentamento che abbiamo dovuto registrare, per la verità non come in altre zone, come in altre città, per la Pasqua e per la Pasquetta di un paio di settimane fa. I dati sono i seguenti. In questo momento abbiamo 28 cittadini in isolamento fiduciario, non significa che siano contagiati, ma sono ovviamente in quel periodo di osservazione obbligatoria per legge, e di 23 persone Covid positive. Questo è il dato alle ore 11 di oggi, 16 aprile 2021, venerdì. Di questi 23 nostri concittadini Covid positivi, 22 si trovano presso le rispettive abitazioni, soltanto uno in ospedale, in struttura ospedaliera. Devo dirvi con qualche amarezza che fino a ieri, l'altro ieri, e così a ritroso per una quindicina di giorni, il dato oscillava tra 7 e 10, 12 al massimo persone contagiate dal Covid. Non possiamo dire che si tratti di un'impennata con il numero 23-22 in domicilio e in ospedale, ma certamente il dato è in rialzo, quindi dobbiamo immediatamente frenarlo, immediatamente bloccarlo attraverso il mantenimento e l'osservanza di tutte le misure che ormai sono diventate parte integrante della nostra vita. Mascherina, lavaggio delle mani e utilizzo di liquido disinfettante spesso e continuo, e le distanze fisiche dalle persone che non sono con noi conviventi. Dobbiamo farlo. C'è chi dice addirittura, lo sentivo proprio in queste lunghe serate di trasmissioni televisive che tutti credo osserviamo e seguiamo, che il mantenimento delle misure, il lavaggio delle mani, il mantenimento della mascherina valga quasi quanto la immunizzazione a seguito della vaccinazione. Vaccinazione, ci stiamo muovendo anche molto attivamente insieme all'intera giunta perché a Caltagirone si possa organizzare, e siamo ormai certi che questo avverrà tra fine aprile e primissimi giorni di maggio, un centro hub per la vaccinazione di tutto il Calatino. Sarà organizzato, e sono già in procinto di partire, pochissimi lavori di adeguamento, modesti lavori di adeguamento che metteranno in condizione il Palasport, quello che abbiamo dedicato e intitolato al compianto Don Pino Puglisi, vittima della schifosa mafia, un centro hub che a regime potrebbe consentire 1000 vaccinazioni al giorno. Se davvero raggiungessimo e raggiungeremo questo obiettivo, in alcune settimane, in pochi mesi, davvero si potrebbe dire che la nostra popolazione, almeno quella fino ai 60 anni, sarà tutta vaccinata, e poi proseguendo progressivamente in ragione delle fasce anagrafiche. Ovviamente per fare questo ci vogliono i vaccini, ci vogliono le munizioni,
per avere la possibilità di mantenere questo programma che è concordato con l'ASP di Catania, che è concordato con il commissario Covid-19, che è concordato con la regione siciliana. Noi stiamo facendo tutto quello che è nella nostra possibilità di fare e vi assicuro con un attivismo particolarmente intenso, perché ci teniamo tantissimo alla salute della nostra popolazione, alla salute di tutti. Quindi stiamo lavorando intensamente su questo fronte. Ci auguriamo che i vaccini all'ASP di Catania, alla Sicilia, arrivino e arrivino puntualmente e progressivamente, man mano che la macchina si efficienta, si mette in moto e possa davvero dare il meglio di sé. Un centro hub che potenzialmente con le sue postazioni, quindi con il personale medico e paramedico, possa assicurare un migliaio di vaccini al giorno in una realtà come quella del Calatino sarà davvero una risposta importante, imponente al contagio. Nel frattempo, gentilissime concittadine e carissimi concittadini, continuiamo ad osservare tutte le regole. Ripeto, ormai fanno parte della nostra vita, delle nostre abitudini, non si può uscire di casa senza avere la mascherina già indossata, è come prendere il soprabito o indossare un maglione la mattina o una giacca, fa parte delle abitudini che sono diventate nostre e facciamo in modo che questo numero è un po' in rialzo, leggermente in rialzo, da 7-8 dei giorni scorsi ai 23 di oggi, numero che va contenuto, numero che dobbiamo fare in modo che non aumenti, e così andando avanti verso la stagione più calda, verso il rialzo delle temperature e sperando e operando che finalmente questo maledetto virus possa essere combattuto adeguatamente e possibilmente sconfitto. Grazie e a presto.